Lunga intervista di Beppe Marotta alla Gazzetta dello Sport. Quando parla Marotta non dice mai cose banali. Questo non significa che dica sempre solo cose giuste, però quantomeno non sono banali. Sono d'accordo su alcuni punti, sono in disaccordo su altri punti. Ha parlato di sostenibilità del progetto, ha parlato di Lukaku pochissimo e ha parlato di Skriniar parecchio. Allora, prima parte, sostenibilità del progetto Inter. L'Inter ha un progetto sostenibile. Cazzata. Secondo me, in questo caso, Marotta ha detto una grandissima cazzata e lo dico da interista. Ok? Lo dico da interista. L'Inter non ha un progetto sostenibile. E vi spiego il perché. L'anno appena trascorso siamo arrivati in finale di Champions, abbiamo vinto due trofei e nonostante tutto abbiamo un passivo di bilancio di 80 milioni. Questo significa che nonostante la stagione sia stata spettacolare a livello di introiti, oltre che a livello sportivo, la squadra non è sostenibile, cioè ci vuole sempre l'aiutino, ci vuole sempre l'aumentino di capitale, ci vuole sempre l'iniezione da parte della famiglia Zhang. Anche quando dicono Zhang caccia i soldi, Zhang morto di fame, ragazzi, se non ci fosse Zhang avremmo già chiuso i battenti, cioè se questa squadra dovesse mantenersi da sola non ce la farebbe. Quindi, e questo lo dicono i numeri, non lo dice, non lo dico io. Marotta ha cercato di convincerci che l'Inter sia un progetto sostenibile, ma non è vero. Non è assolutamente vero. Questa è una cazzata. È una cazzata allucinante. Perché il Bayern Monaco è un progetto sostenibile. Il Bayern Monaco chiude i bilanci sempre in attivo. L'unico in Italia che si avvicina è Napoli ad essere una squadra sostenibile, ad essere un progetto sostenibile. L'Inter assolutamente no. Quindi su questo sono in totale disaccordo con Beppe Marotta. Poi ha parlato di Lukaku e di Skriniar. Su Lukaku non ha detto più di tanto, si vedeva proprio che non aveva voglia di parlarne. Ha semplicemente detto: non è la prima volta che mi capitano cose del genere, ha preso la sua strada, pace all'anima sua, speriamo che il futuro gli sorrida e che non torni più dalle nostre parti. Per quanto riguarda invece Milan Skriniar, ha parlato in maniera molto più decisa, ha parlato in maniera molto più feroce, cattiva. Si sentiva che era, come dire, realmente incazzato, è il termine giusto per quello che era successo. Perché Milan Skriniar, a suo avviso, ha proprio preso in giro l'Inter, gli interisti e il nerazzurro. E l'interismo in generale. Questo è il problema. Lui aveva promesso di rinnovare. Ha mentito clamorosamente. Mentre prometteva di rinnovare, era già in contatto col Paris Saint-Germain. E questo lo ammette Beppe Marotta stesso a conclusione della vicenda. Ha detto che si è comportato proprio in maniera ignobile, veramente ignobile. Cioè, tra i due si è comportato meglio Lukaku. Si è comportato meglio Lukaku. Ma perché dice questo? Per un discorso di Danè. Perché Lukaku semplicemente ha tradito l'Inter, ma a livello economico ci siamo risparmiati un bel po' di soldi. Con Skriniar abbiamo perso una montagna di soldi. Perché ricordatevi sempre che Skriniar doveva essere venduto per 60-70 milioni. Lui ha detto no, rimango all'Inter,
Adesso però non mettiamoci qui a parlare di contratto, dai, concludiamo la stagione, cerchiamo di qualificarci per la Champions, cerchiamo di andare avanti in Champions, andare avanti in Coppa Italia, battiamo il Milan. Ha iniziato a fare il capitano, infatti aveva anche la fascia da capitano. Sul più bello, quando era ora di firmare il contratto, ha detto no, io vado al Paris Saint-Germain. Questa è la versione di Beppe Marotta e ci tiene molto a specificarlo. Questo un po' mi lascia interdetto, perché tutta questa cattiveria, tutto questo voler a tutti i costi colpevolizzare Skriniar sembra quasi che voglia mascherare un suo errore. Cioè, Beppe Marotta si è sentito preso per il culo e non se lo perdona, ma a se stesso, non a Skriniar. Lui è un dirigente fenomenale, lo sappiamo, non ha bisogno di presentazioni, però questa volta si è fatto pigliare per il culo. E tutto questo fervore, tutta questa acidità, tutta questa grande cattiveria nelle parole nei confronti di Skriniar, secondo me, ma questa è un'idea mia, denota proprio che Skriniar è riuscito a prenderlo per il culo. Perché finché un calciatore prende per il culo i tifosi, finché un calciatore prende per il culo i compagni, è una cosa. Quando un calciatore riesce a prendere per il culo l'amministratore delegato di una squadra, o per meglio dire, il miglior dirigente sportivo in circolazione, è logico che a questo miglior dirigente sportivo in circolazione girino i maroni. È inevitabile che gli girino i maroni. Quindi su Skriniar ha usato parole parecchio, parecchio pesanti. Skriniar gliel'ha messa in dead place, ragazzi. A tutti ce l'ha messa in dead place, ma è riuscito a farlo anche con Marotta. Un genio del male, per fortuna ce ne siamo liberati.